La leucemia linfatica cronica è la leucemia più frequente nei paesi occidentali nell'adulto. Abbiamo chiesto qualche dettaglio in più su questa patologia al professor Paolo Ghia dell'Università Vita Salute San Raffaele in occasione della 45esima edizione del congresso della SIE, la Società Italiana di Ematologia. Allora, professore, nel lancio parlavamo di leucemia linfatica cronica. Che cos'è questa forma di patologia, del sangue? In effetti la leucemia linfatica cronica è la leucemia più frequente tra gli adulti e ha tendenzialmente un decorso più indolente rispetto ad altre forme di leucemie. Questo fa sì però che non riusciamo a guarire il paziente, per cui riusciamo a tenere sotto controllo la malattia, il paziente viene trattato, la malattia può scomparire, può andare anche in remissione completa per poi ricomparire ad anni di distanza, per cui il paziente deve poi essere sottoposto a successivi anche ripetuti trattamenti. Per cui in questo momento il tema fondamentale della ricerca nell'ambito della leucemia linfatica cronica è proprio di riuscire a trovare delle terapie che, senza incrementare la tossicità per il paziente, possano veramente dare delle remissioni a lungo termine e addirittura giungere alla guarigione. Da pochissimi giorni è disponibile anche per l'Italia un nuovo antitumorale, per tutti quanti i pazienti italiani. Ecco, professore, di cosa si tratta? Si riferisce all'idelalisib che è stato registrato ed è adesso rimborsabile in Italia in associazione con rituximab, cioè l'anticorpo anti-CD20, per i pazienti ricaduti e refrattari con leucemia linfatica cronica e anche per i pazienti in prima linea però che abbiano la mutazione per il gene P53 oppure la deletione del cromosoma 17. Questa combinazione unisce appunto l'idelalisib, che è un farmaco completamente nuovo, è un cosiddetto inibitore della PI3K delta, della forma delta di questa molecola, e che agisce con un meccanismo assolutamente diverso rispetto ai più comuni chemioterapici, in quanto non è un chemioterapico. Di fatto, definiamo sempre, anche parlando con i pazienti, si tratta di un farmaco biologico. Ecco, professore, il meccanismo d'azione preciso della molecola? E questo è molto interessante perché la molecola è una, anche insieme ad altre, che è stata disegnata per andare a inibire dei pathway intracellulari della cellula leucemica che sono stati scoperti nell'arco dei passati 10 anni essere fondamentali per la sopravvivenza della cellula leucemica e per l'espansione della cellula leucemica. In particolare, l'idelalisib va a bloccare una molecola che conduce il segnale all'interno della cellula che deriva dall'incontro tra l'immunoglobulina e l'antigene al di fuori della cellula e quindi va a bloccare un meccanismo fisiologico che però la cellula sfrutta per poter crescere in maniera indefinita. Professore, lei ha partecipato anche a uno degli studi a supporto dell'approvazione di questo farmaco. Ecco, ci può dare qualche dettaglio in più sullo studio? Sì, questo si tratta dello studio che è stato pubblicato sul New England Journal of Medicine e che lo studio 116, che prevedeva uno studio randomizzato di fase 3 nel quale l'idelalisib in associazione a rituximab veniva studiato in confronto a rituximab da solo, o meglio in associazione con il placebo. La popolazione era estremamente interessante perché era proprio la tipica popolazione di leucemia linfatica cronica che molto spesso è esclusa dagli studi clinici, invece in questo caso era proprio il focus dello studio clinico, cioè un paziente tipicamente anziano, ma comunque con comorbidità, è un paziente che non poteva essere sottoposto a chemioterapia. I risultati sono stati di efficacia eccezionale, bisogna dire, sono risultati che prima non riuscivamo a ottenere con i nostri pazienti con leucemia linfatica cronica, soprattutto in quelli ricaduti e refrattari, per cui si è dimostrato essere statisticamente significativa l'utilizzo dell'idelalisib più rituximab rispetto al placebo con rituximab nella sopravvivenza da progressione. Sicuramente però ci sono degli eventi avversi anche per questo farmaco, come ci sono un po' per tutti quanti i farmaci. Ecco, quali sono maggiormente da sottolineare? Questo è un ottimo punto, come sempre non dobbiamo dimenticarci che ogni farmaco, anche il più efficace, anche il migliore, porta sempre con sé degli effetti collaterali e anche nel caso dell'idelalisib, in associazione con rituximab, questo non è diverso. Bisogna dire che la novità è che da una parte gli effetti collaterali sono completamente diversi rispetto agli effetti collaterali ai quali noi eravamo abituati con i chemioterapici e questo da una parte è utile perché non va a incrementare la tossicità di eventuali trattamenti chemioterapici precedenti.
pazienti. Comunque esistono degli effetti collaterali e i più tipici ormai, con l'esperienza che di qualche anno in questi farmaci, negli studi sperimentali ovviamente, sono completamente diversi. Per esempio il più comune, quello cui bisogna prestare forse più attenzione, è la diarrea, una diarrea che tende a comparire anche precocemente, ma di solito si risolve facilmente interrompendo il farmaco, oppure molto in maniera più rilevante una diarrea che compare invece più tardivamente durante l'assunzione della terapia, quindi intorno ai 6, 7, 12 mesi, che è una diarrea che può essere anche intensa e importante. Bisogna sospendere il farmaco, bisogna soprattutto intervenire in maniera rapida con terapie corticosteroidee locali o sistemiche. Professore, pensando al futuro, anche durante il congresso più volte si è parlato di un futuro senza chemioterapia, chemio-free. Secondo lei, ecco, dal punto di vista di un esperto come lei, è possibile guardare a un futuro abbastanza anche imminente di una chemio-free? Grazie per la domanda, è una domanda che anche tutti i pazienti ci fanno sempre, che anche i medici ovviamente sognano. Sicuramente è il periodo giusto in cui fare queste domande e porsi questi dubbi, perché oltre ai dell'Alisi molti altri farmaci sono entrati sul mercato o comunque sono in fase avanzata di sperimentazione. In questo momento nessuno di questi farmaci da solo sembra in grado di poter curare il paziente. È ovvio che il futuro prevede la combinazione di questi farmaci, tendenzialmente senza chemioterapia, anche se di fatto alcuni studi dei più recenti ancora in corso vedono anche la combinazione dei nuovi farmaci biologici con i chemioterapici, quindi sicuramente a breve termine la chemioterapia sarà ancora utile. In futuro è possibile, vedremo i risultati, che con la combinazione di questi vari farmaci forse potremo veramente arrivare a un momento in cui non ci servirà più la chemioterapia.